Questi tuoi quattro esami 2015, sessione ordinaria, di quali delle seguenti equazioni differenziali è soluzione questa funzione logaritmo di x su x? Fate pausa, risolvete da soli, poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, molto banale, basta prendere la funzione data, derivarla una prima volta, derivarla una seconda volta, queste sono le due derivate, la derivata prima e la derivata seconda, e poi andare a vedere per ciascuna di queste quattro equazioni differenziali, se la funzione con le sue derivate soddisfa queste equazioni differenziali, la prima, la seconda e la terza no, la quarta invece viene soddisfatta. Entriamo velocemente in qualche dettaglio. La funzione data è un rapporto di due funzioni, quindi la derivata prima si calcola con la regola della derivazione del rapporto di due funzioni, quindi sotto c'è la funzione al denominatore al quadrato e sopra abbiamo la prima funzione, quindi il logaritmo derivato per il denominatore non derivato, meno il numeratore non derivato per il denominatore derivato. Poi andiamo a semplificare, viene questa espressione, la derivata seconda di nuovo è un rapporto di due funzioni, quindi applichiamo la stessa regola di derivazione e dopo le semplificazioni viene questa espressione qua. Poi andiamo a sostituire nell'equazione differenziale 4 al posto di y secondo, y primo e y. Le tre espressioni appena trovate, quindi y secondo eccola qui, y primo è questa e y è questa qua. E poi svolgiamo i calcoli, semplifichiamo e viene un'identità praticamente, quindi un'uguaglianza vera per tutti i valori di x. Quindi la quarta equazione differenziale è soddisfatta da questa funzione. Anche lo svolgimento online dice le stesse cose a cura di Tommasi. Si calcola la derivata prima. La derivata seconda, naturalmente non l'ho detto, ma tutte queste cose valgono per x maggiore di 0 perché altrimenti la funzione non è definita. Il logaritmo di x richiede x maggiore di 0 per il dominio. Poi, dopo aver calcolato la derivata prima e la seconda, si sostituiscono insieme alla funzione stessa nella quarta equazione differenziale e questa in effetti è soddisfatta.